Ed eccoci qui, ben ritrovati ad Art Life, il format live targato Artigianelli. Siamo in onda per il tredicesimo lunedì, oggi sarà l'ultimo incontro almeno per questa stagione. Siamo in onda sempre sulle nostre pagine Facebook e YouTube. Possiamo dire che è stata proprio una bella stagione, speriamo di rivedervi la prossima, ci saranno sicuramente molte novità. Oggi per il gran finale abbiamo tenuto anzi, le ciliegine sulla torta. Parleremo del ruolo chiave della segreteria e dell'amministrazione all'interno del nostro istituto. Lo faremo insieme a due ragazze molto toste, a Silvia Franceschini e Chiara Stefani. Diamo il benvenuto a Chiara e a Silvia. Eccole. Benvenute, Ciao, Chiara. buonasera a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a Jenny per le ragazze. Siete delle bellissime ragazze. Allora, io vi ringrazio per aver accettato il nostro invito. Spieghiamo subito che Silvia rappresenta l'amministrazione, mentre Chiara la segreteria, giusto? Esatto. Per chi ci sta seguendo, vi ricordo che durante la diretta potrete interagire con noi facendoci delle domande oppure lasciando dei commenti sul video e poi noi cercheremo di rispondervi. Io direi di iniziare. Siete pronte, Chiara, Silvia? Prontissime. Prontissime. Allora, presentatevi pure e spiegateci un po' qual è il vostro ruolo all'interno dell'istituto. Allora, io sono Silvia Franceschini e sono dell'ufficio amministrazione, sono la quota rosa dell'ufficio amministrazione che condivido con i miei due colleghi, in rigoroso ordine alfabetico, Andrea Coppola e Andrea Coser. Io sono Chiara, vengo da un piccolo paese delle Valli Giudicarie, Tione, sono approdata agli Artigianelli nel 2006 e fin da subito ho condiviso il lavoro di segreteria con Alessandra Zadra, mia valida collega, e dopodiché si è unita dopo qualche anno Silvia Rovere, per cui altre due colleghe della segreteria. I primi anni sono stati anni di grande condivisione di spazi e di lavoro. Nel corso degli ultimi anni un pochino le attività si sono diversificate, lo vedremo più avanti nella nostra chiacchierata. Comunque segreteria base e segreteria del percorso di alta formazione, il motivo per cui nel lontano 2006 sono stata chiamata, o meglio selezionata, per la segreteria appunto del corso dell'alta formazione. Mamma mia, complimenti, quindi siete piene di impegni sia dal punto di vista scolastico ma anche extrascolastico e poi capiremo anche il perché. La vera domanda qui sorge spontanea è il perché lo fate? Perché magari per chi ci ascolta da casa un lavoro di segreteria d'amministrazione sappiamo che è molto stressante di solito, è molto difficile. Allora, diciamo che io mi trovavo nel posto giusto al momento giusto. Arrivavo da una pausa lavorativa dove mi ero dedicata alle mie figlie e sentivo la necessità di rimettermi un po' in gioco e di trovare degli spazi miei. E ammetto che mi piaceva l'idea di provare un ruolo amministrativo che non avevo mai esercitato, anche se ho un diploma di ragioneria a indirizzo amministrativo. Però devo essere sincera, l'amministrazione mi è sempre sembrata un po' troppo silenziosa, non noiosa perché a me piace, ma mi sembrava un po' troppo silenziosa per il mio carattere. E probabilmente avevo già tanto caos a casa con le bambine piccole, quindi ho detto, ma quasi quasi un posto un po' più silenzioso, potrei provarlo. E ho scoperto che mi piace un sacco. E poi la domanda perché lo fate, io credo molto nel detto che il lavoro nobilita l'uomo. È un'esigenza sia economica, ma altrettanto mentale, almeno per quanto mi riguarda. E ho trovato un lavoro che mi fa uscire volentieri di casa la mattina e penso che sia una gran fortuna e per niente scontato. Certo, stacco volentieri quando ci sono da fare le ferie, però poi torno sempre volentieri in ufficio. E questa cosa ti aiuta anche a superare più facilmente le difficoltà che comunque in tutte le giornate possono esserci nel quotidiano. Io lo faccio perché era quello che ho sempre voluto fare. Può sembrare strano, però ricordo che ancora ai tempi delle superiori io dicevo a mio papà: papà, voglio lavorare in una segreteria. Perché dico mio papà? Perché mio papà è stato preside. Io, fra l'altro, ho fatto le superiori con mio papà preside, con tutti i pro e i contro che si può immaginare. Però gli dicevo: io voglio fare la segretaria.
Poi, per cui la scuola per me è sempre stato un ambito abbastanza familiare, sul personale quando io da piccolina andavo a prendere mio papà, mi era molto familiare. Poi la vita dai 20 ai 30 anni mi ha fatto prendere strade diverse e ricordo che a un certo punto quando mi sono fatta la famosa domanda cosa vuoi fare della tua vita, ecco che quel desiderio è tornato prepotente dentro di me. E c'è un aneddoto che ogni tanto rispolvero dai miei, che proprio vivo nei miei ricordi. Ero al mare, era in estate, era in vacanza con i miei, e a un certo punto ho proprio detto a mio papà, io voglio fare la segretaria, cioè io il mio futuro lo vedo in una scuola. E ricordo che mio papà mi ha detto, Chiara, a 32 anni, ma dove vuoi andare? Ma non lo diceva con cattiveria, ricordo queste sue parole che mi diceva, le segretarie escono comunque da un percorso quinquennale a 20 anni, fanno il concorso, per cui tu ne hai 32, fatti un po' il conto, non è che sarà proprio così facile. E poi io credo molto nel destino, insomma, aiutati che il ciel ti aiuta. Proprio quell'estate mia cugina mi ha detto, guarda Chiara, cercano gli artigianelli, e lì ho detto, ok, è il momento, per cui proprio è stato tutto un po' un percorso, un anello che si è congiunto uno all'altro. E chi mi conosce e chi non mi conosce mi conoscerà in questa intervista, e dopo 13 anni io veramente come Silvia ho la fortuna di dire io ho un lavoro che amo, un lavoro che mi piace tanto, con le fatiche appunto, perché insomma non è sempre tutto rosa fiori, però io sono fortunata, ripeto, sono fortunata anche perché ho un lavoro e non lo nego, che come anticipavi tu Jenny mi permette comunque poi a una certa, come dico io, di indossare altri 1000 cappelli e di coltivare anche delle grandi passioni che secondo me nella vita di una persona, uomo o donna che sia, è importante che ci siano a completamento della persona, per cui mi ritengo molto, molto fortunata e spero insomma che lassù qualcuno continui a darmi o a darci questa fortuna. Certo, te l'ha data finora, sicuramente Chiara te la darà anche nei prossimi anni. Speriamo. Qual è stato quindi il vostro percorso? E intendi il percorso a scuola o prima di arrivare qui? Eh sì, se volete sia quello scolastico e poi quello anche qui all'interno dell'istituto. Ok, allora io appunto mi sono diplomata a ragioniera nel lontano 96 e poi ho fatto sei mesi all'estero per coltivare una delle mie passioni che è lo studio delle lingue e dopo ho iniziato subito a lavorare sempre come segretaria. Io ricordo invece quando ero piccola, ma proprio piccola piccola, che si giocava all'ufficio io. Dalla mia stanza mettevo fuori dalla stanza sullo stipite della porta una targhetta con scritto Silvia Franceschini e quello era il mio ufficio, quindi a me piaceva l'idea proprio di avere un ufficio, perché non sapevo se farla segretaria o qualcosa, ma comunque mi piaceva quell'idea lì. E, ho sempre fatto uffici commerciali, quindi tanto rapporto con il cliente e poi sono arrivata qui. Ho iniziato con 12 ore, mi ricordo che quando me l'hanno proposto erano anche un po' titubanti perché chiaramente solitamente la gente 12 ore sono un po' pochine, invece per me a me calzava a pennello perché la mia più piccolina aveva neanche 2 anni, quindi era l'ideale proprio per poter uscire di casa e però riuscire anche a conciliare lavoro e famiglia. Poi piano piano ci siamo un po' allargate, nel senso che abbiamo trovato motivo e necessità di aumentare le mie ore. Io ho avuto anche la possibilità la fortuna di sostituire la collega, la mia omonima della segreteria durante il suo periodo di maternità e quindi ho fatto anche un po' di segreteria, cosa che secondo me è ottimale perché metti un po' la testa, metti un po' il naso meglio, proprio il naso nelle faccende degli altri, che ti aiuta a capire esattamente i ruoli, perché ogni tanto guardando il lavoro da fuori dici beh è facile, non è facile, è difficile, io lo farei così. Quando invece lo puoi vivere da te è un'altra cosa, quindi ho avuto anche quella fortuna lì. Io ho fatto ragioneria
Ecco, e se già sapevo che volevo fare la segretaria, io già al secondo anno di ragioneria ho detto ai miei, ecco, sappiate che una cosa è certa, io la ragioniera non la farò mai. Per cui già sapevo che era un percorso, poi perché l'ho scelto, insomma, ci vorrebbe un'intervista intera, ma non è questo il luogo. Infatti dopo 5 anni di ragioneria mi sono iscritta a sociologia, ho preso la laurea di sociologia, un percorso universitario che mi ha arricchito tantissimo. Voluta, cercata e conclusa, per cui un percorso universitario comunque che mi ha aperto una forma mente. Infatti, mi capita molte volte, sia in ambiti lavorativi che in ambiti personali, di dire: scusate, ma permettetemi questa riflessione sociologica perché è proprio più forte di me. È una cosa che esce prepotente. Mentre facevo l'università, siccome sono una persona che non riesce tanto a fare un'unica cosa, come tutte le donne, cioè qua siamo tre donne, per cui sappiamo benissimo che siamo poli su molti fronti, sono diventata interprete della LIS, non tante persone lo sanno, però la lingua italiana dei segni sono diventata interprete, un'esperienza anche lì che mi ha arricchito veramente tantissimo. Ho suonato qualche strumento e poi, insomma, ho trovato il mio percorso appunto agli Artigianelli nel 2006. Diciamo che terminata l'università e il mio approdo agli Artigianelli, ho avuto la fortuna di lavorare tanto nel sociale, in una cooperativa sociale di Tione. Poi mi sono data fortemente alla formazione, per cui progettazione, programmazione, tutor, tutto quello che era proprio allora Fondo Sociale Europeo, riqualificazioni. E quando poi è arrivata la famosa domanda che mi sono fatta, la scuola, ho lasciato un pochino queste esperienze alle mie spalle, ho aperto un'altra valigia e sono approdata agli Artigianelli. Sempre diciamo con due ruoli, la base e l'amministrazione, sono cambiate un pochino le attività negli ultimi 13 anni, com'è bello e per fortuna che sia. Silvia Franceschini ha messo il naso un pochino nella segreteria, io all'inizio ho messo un po' il naso nell'amministrazione perché appunto ho coperto il ruolo di una collega che appunto aveva cambiato attività professionale, acquisendo alcune competenze che tutt'oggi mi porto avanti. Alcune le ho cedute felicemente a Silvia, parlo tutto il mondo delle gite. Altre cose sono cambiate perché si sono evoluti i programmi, le mie attività, le mansioni, però ecco, c'è da dire che non ci si annoia e chi conosce il mondo Artigianelli, che ha avuto modo di seguire le interviste, si sarà reso conto che sono poche le occasioni, se non nulle, in cui stiamo con le mani in mano. Certo, confermo. Quindi all'inizio il vostro ruolo non era quello che avete sostanzialmente adesso, giusto? Ma allora, per me un pochino sì lo era, nel senso che io sono arrivata e sono entrata direttamente nell'ufficio amministrativo. Era un ruolo un po' più limitato, diciamo, perché facevo alcune mansioni, ma adesso sicuramente mi sento di poter dire che sono cresciuta anche a livello professionale su questo, in quest'ambito. In più ho avuto anche altre esperienze al di fuori dell'ufficio, quindi appunto le gite, per esempio, una volta non erano una cosa amministrativa, però per la riorganizzazione delle mansioni io me le sono presa molto volentieri, perché un po' perché mi sembra di viaggiare anche a me quando mando i ragazzi all'estero, un po' perché mi dà la possibilità anche di mettermi in contatto con gli studenti, che invece magari facendo solo amministrazione è un po' più difficile. E questa è un'altra cosa che mi piace molto. Ho avuto anche la possibilità di andare 2 settimane a Edimburgo qualche anno fa ad accompagnare dei ragazzi durante l'estate. E questo quando sono tornata ho detto: ma guarda, cosa faccio? Quasi quasi ricomincio a studiare. Io ho già studiato per tanti anni le lingue e ho detto: ma facciamo un'altra certificazione, tanto. A volte mi sento che dopo i 40 anni ho più voglia di studiare e di imparare di quando magari ne avevo 20. O meglio, non è la più voglia, ma è una voglia in maniera diversa, quindi è un'attitudine diversa che hai. E per quanto riguarda il ruolo, no, il ruolo diciamo appunto è rimasto quello diciamo prettamente di segreteria. Come anticipavo, sono cambiate le attività. Sono cambiate perché se prima era
l'istituto, dico, l'azienda faceva 100, adesso fa 1000. Per cui anche seguire, insomma, dal 100 al 1000 ci sono, come diceva Silvia, delle riorganizzazioni. Per cui se prima c'era l'orario, le supplenze, le gite, le denunce, tutte le rendicontazioni, i corsi di aggiornamento, cioè mi sembra anche poi ridondante fare l'elenco del mio mansionario, non è proprio neanche questo l'ambito. Per quello che riguarda l'alta formazione, io mi occupavo molto di più di un contatto con i docenti, il calendario, gli esami. Un po' di queste, diciamo, mansioni sono state delegate ad altri colleghi efficientissimi e bravissimi, proprio perché io sono un pochino adesso molto più spinta su tutto quello che è l'impianto generale dell'orario. Orario è solo una parola, in realtà dietro c'è un mondo, le supplenze, le variazioni, l'aggiornamento di questo strumento che è MasterCom, che ultimamente, cioè io sono, non dico il 50% su MasterCom, soprattutto durante l'anno, però ecco, sul TAG, sulla formazione, tanti rapporti con i docenti, li ha presi in mano il collega Alessandro Malpaga, che avete sicuramente visto in intervista. Io sono più dedicata a tutto un discorso di convenzioni, di tesi, di valutazioni in ingresso. Ecco, il ruolo no, sono cambiate le attività, con gioia, con stimoli, con sfide che si prendono proprio perché il lavoro piace, anche insomma poi imparare cose nuove o lasciare cose nuove per impararne altre è sempre motivo di stimolo comunque per me e anche so per Silvia. Grazie Chiara. Ecco, ora di cosa vi occupate nello specifico? Allora, io parto proprio dalle cose base dell'amministrazione, ossia inserimento fatture attive e passive in contabilità, inserimento di tutti i movimenti bancari. Ogni ragazzo, per esempio, fa la quota dell'iscrizione, paga la quota attività, e quello per ogni movimento che c'è lì bisogna inserirlo in contabilità per poi... alla fine porta tutto a fare il bilancio della scuola. E poi mi occupo delle gite, organizzazione di tutti i viaggi, sia del triennio, quinquennio e alta formazione. E, mi occupo dell'aula mobile, che questa è una delle cose per cui i ragazzi cominciano a conoscermi e cominciano ad apprezzarmi, perché alla fine della prima superiore ai ragazzi viene offerta la possibilità di acquistare un computer portatile Mac e con un importante contributo della scuola, e quindi presentiamo il progetto insieme al vice direttore Marco Franceschini ai ragazzi, e poi i ragazzi trattano con me per la scelta del colore, per altre informazioni, acconti. Questo più o meno in generale è quello di cui mi occupo. Io mi occupo, diciamo, dell'orario. L'orario è la prima parola che mi viene in mente, nel senso che siamo una scuola molto viva, per cui fare l'orario significa comunque cercare di far comunicare numerosi aspetti fra di loro, non solo i laboratori, le docenze, le co-docenze, i progetti, tutti i satelliti, come li chiamo io, che vengono dall'esterno e che un pochino smuovono quella che potrebbe essere una didattica o semplicemente anche degli spazi regolari nella nostra scuola. Per cui tutto il discorso orario, la parte di docenti, per cui un discorso di supplenze, di aggiornamento in MasterCom, le paghe per quanto riguarda appunto la rilevazione delle presenze, malattie, denunce di infortuni, corsi di aggiornamento dei docenti, ecco, queste diciamo le macro aree. Sicuramente me ne dimentico qualcuno, ma non mi danno se mi dimentico qualcosa. Per quanto riguarda l'alta formazione, c'è tutto l'aspetto iniziale e finale, per cui la valutazione in ingresso, le tesi dei nostri studenti, con tutto quello che c'è all'interno, per cui i rapporti con gli studenti, le convenzioni con le aziende, qualsiasi esigenza che gli studenti possono avere da un punto di vista di criticità, anche se molte volte adesso li dirotto, diciamo, l'indirizzo, ecco, più che dirottare ad Alessandro Malpaga, che segue tutta la parte della didattica, o ai tutor dell'apprendimento. Per cui, ecco, macro aree, tutto quello che è un aspetto di segreteria a 360 gradi, senza qualsiasi cosa vi possa venire in mente, mettetecelo dentro, perché sicuramente viene fatto.
Va benissimo, ecco, mi viene da pensare che proprio siete delle donne multitasking, ma per essere multitasking e avere a che fare con dei temi così comunque difficili, serve essere super dettagliate, super perfezioniste, me lo confermate? Certo, non so dove vuoi andare a parare, quindi... No, non è ancora il momento dello scherzo. Ah, ok. No, è una domanda che mi è venuta. Siamo, almeno io personalmente penso di essere, diciamo che ho i miei ambiti in cui sono molto precisa e degli ambiti in cui invece sfogo il mio movimento interiore, diciamo, ecco, quindi. Altre qualità che secondo voi potrebbero, cioè, sono utili nel vostro lavoro, competenze, come, non so, penso alla gentilezza, alla professionalità? Bah, sì, io penso sicuramente alla gentilezza, chiaramente quella è assolutamente necessaria quotidianamente, e anche all'empatia. Secondo me è sempre importante riuscire un po' a cogliere anche il perché magari una persona si atteggia in una certa maniera o perché ti risponde in una certa maniera, o perché chiaramente non è sempre facile, io sono la prima che non sempre lo colgo, però penso che in qualsiasi ambiente di lavoro anche l'empatia, capire un po' il tuo collega, magari è indaffarato, magari è un momento, magari lo puoi aiutare, questo secondo me è molto importante. Sicuramente confermo quello che diceva Silvia, per quanto riguarda un discorso della perfezione, io non sono una che crede tanto nello zodiaco, però mi rispecchio molto perché io sono un pesce, e la parte di pesce è tutto quello che è un mio mondo molto all'esterno della professione, e sono ascendente vergine, per cui tutto quello che è l'ordine, la precisione, la minuziosità, io in questo lo rispecchio tantissimo. Io mi prendo in giro perché se si aprono i miei armadi, io ho bisogno di vedere un anno di un colore, un altro anno del tag di un altro colore, cioè sono molto... Ogni tanto lo dico ai colleghi, scusate, devo prendermi il mio spazio, apro il cassetto, riordino le penne, le matite, ho bisogno molto di un ordine fisico per poi viaggiare su un ordine professionale, e per quanto riguarda, diciamo, la precisione. Per quanto riguarda le caratteristiche, sì, penso che lo insegnano anche in tanti corsi di formazione, di comunicazione. Un sorriso traspare secondo me anche dal telefono, è inutile. La gentilezza può passare non solo dalle parole, ma da uno sguardo, anche se da chi dall'altra parte del telefono non ti vede, sicuramente dal sorriso. E è importante. Il nostro direttore ci dice sempre che noi siamo la fotografia, ancor più Silvia e Alessandra che sono al front office. Io e Silvia, se condivide Silvia, siamo un pochino, siamo dietro, certo. Nel senso che non abbiamo costantemente un rapporto con, è ovvio che il biglietto da visita, se non piace subito, poi lo scotto lo paghi, per cui è comunque un essere sinceri, ecco. Non ho mai visto dei sorrisi di circostanza, non nel nostro staff, non nel nostro team, c'è la gentilezza, l'accoglienza soprattutto, la voglia di essere a disposizione, che non va però secondo me confuso anche con l'essere troppo disponibili, perché a volte non paga. Mi capita delle volte di essere un pochino assertiva, perché quando mi vedo dall'altra parte del telefono c'è gente che, insomma, dopo mezz'ora ancora lì, a un certo punto con gentilezza gli si fa capire che le cose stanno così così, e poi le persone ringraziano. Perché secondo me delle volte c'è anche bisogno un attimino di una mano ferma che dice, signori, o così, e si chiude serenamente, però vedo che molte volte paga, perché anche il troppo stroppia, questo si sa, si dice, per cui esserci nel giusto equilibrio, perché secondo me c'è sempre un equilibrio da trovare nel lavoro e fuori. Assolutamente sì, grazie. Nel frattempo sono arrivati anche dei commenti dai vostri fan. Andrea Coser vi scrive, bravissime Silvia e Chiara, e invece la prof Annalisa Filippi vi scrive, brave Chiara e Silvia. Le salutiamo Andrea, salutiamo Annalisa. Adesso posso dire che è arrivato il momento dello scherzo. Che sapevano che ma ci ho infilato un'altra domanda. Allora iniziamo da te, Silvia. Ci spieghi il tuo amore innato
per la cucina, qui avranno da ridire sicuramente le tue figlie, e come fai la spesa senza andare direttamente al supermercato a scegliere ogni singolo ingrediente? Qui c'è lo zampino dei miei colleghi, forse anche di mio marito. Allora, io appunto probabilmente ho delle doti, sicuramente ho delle doti, certamente nella mia dote principale non c'è la cucina. Mangio perché devo mangiare, perché il mio fisico me lo richiede, ma non mangio per amore, ecco. Su questo io e Chiara, appunto Chiara si asciuga la fronte perché dice aiuto questo. Io purtroppo sono così. La spesa è un momento per me difficilissimo, spesso è anche difficile trovare il tempo, ma soprattutto io dico sempre, il mio motto è trovi il tempo per le cose che ti piace fare. La spesa chiaramente non è nella mia vita prioritaria, ogni tanto mio marito apre il frigo e dice Silvia, qui ci abbiamo l'eco, ma dico, ma io sono dovuta andare a correre, non è che potevo riempire il frigo. Quindi la spesa, ho trovato questo ottimo supermercato molto famoso a Trento che fa la spesa online. Quindi io a volte magari mangio un panino, appunto perché mi piace la cucina sofisticata, in pausa pranzo, e allora mi collego a internet e faccio anche la spesa, che poi la sera posso andare a ritirare e ho ottenuto il miglior massimo risultato, il minimo esatto, sforzo. Esatto, bravissima. Va bene. Cosa assolutamente non ti riesce in cucina, Silvia? Cosa non mi riesce? Oddio, cos'è che non mi riesce in cucina? Beh, potrei... C'erano delle cose che non mi riuscivano una volta. Io ricordo benissimo la prima esperienza che ho fatto con le omelette. La ricordo benissimo. Adesso ce la racconti. Spiattellata sul... Eravamo ancora fidanzati, io e mio marito, eravamo ancora soli, quindi stasera faccio le omelette, mia sorella le fa tutte le sere, le omelette, non tutte le sere, ma spesso. Figurati, non sono capace io, le posso sicuramente fare. Peccato che non riuscivo a trovare la formula giusta per farle amalgamare nella padella. E quindi, insomma, sono finite per terra nel momento in cui facevo così con la padella. E poi non facevo la pizza. Poi però, per fortuna, c'è la tecnologia che aiuta. Io ho acquistato un Bimby e faccio delle pizze strepitose. E mi hanno regalato una macchinetta per fare le omelette e faccio omelette strepitose. E quindi, insomma, tutto sommato, mia suocera mi ha regalato quello che fa la polenta e faccio una polenta. Mio papà non lo sa ancora che io faccio la polenta col paiolo automatico e non lo saprà mai, però faccio quindi, la polenta. Quindi tutto sommato... con dei supporti digitali di sì, qualsiasi ecco, tipo. Ecco, esatto. Con lo spiedo vado a comprarlo perché... bisogna anche alimentare. Assolutamente. Grazie Silvia. Veniamo a te Chiara. Tu hai un talento innato per il canto. Ti si sente spesso, a volte fai delle prove, so che fai parte di un coro, poi ce lo dirai. Quindi non posso non chiederti di deliziarci con una canzone. Però ti chiedo una canzone in particolare di un cartone animato che ti piaceva quando eri piccola. A te l'onore, così la a cappella so. senza la senza so. Mi ricordo però solo il ritornello, perché quando ero piccola sono passati un bel po' di anni, per cui mi verrebbe da intonare la prima cosa, che è Pollon combina guai, si dai racconta quello che tu fai negli abitanti di questa città. Bravissima, Chiara. C'era una polverina che ogni tanto dicono che io assumo come Pollon, però siamo su YouTube, non posso... Esatto, non possiamo dirlo. È farina, giusto? Farina bianca 00. Farina bianca 00 che Silvia usa per il pane e la pizza. Esatto. Oh mio Dio. E un errore che a te è successo invece, Chiara, in cucina? Proprio una... Ah, in cucina. Oh. Allora, io... adoro gli spezzli, è una delle cose che preferisco e che ancora sono sincera, adesso so che perderò punti, ho completamente sbagliato le dosi, per cui a un certo punto non riuscivo, come diceva Silvia, a far comunicare la farina con il latte, niente, ho proprio aggiunto uno zero in più sulla ricetta
del latte e niente, gira. Tutti mi dicevano, guarda, gli spezzli, Chiara, sono la cosa più facile. Devo ancora riuscire a farli. Faccio tante altre cose, ma gli spezzli, ma siccome io sono molto caparbia, vedrete che... Ce ne porterai. Assolutamente. Spezzli forever. Spezzli per tutti. Ti metteremo in mensa con l'Alessandro a preparare gli spezzli. Poi io voglio fare gli spezzli. Esatto. Ho appena scoperto che si dice spezzli. Sempre più spezzli. Ma poi io adoro fare le cose colorate, per cui una volta che prendo la manetta sugli spezzli bianchi, poi li farò con la barbabietola, con gli spinaci, con lo zafferano, basta, in tutte le forme. Non avranno più segreti per me, devo farli solo una volta però. Fantastico, beh grazie. Questo era lo scherzo, sono stata buona? Sì, molto buona. Molto buona. Molto buona. Visto che voi siete spesso dietro le quinte perché non siete a diretto contatto con gli studenti, mi piacerebbe che voi ci raccontaste un po' quali sono i vostri interessi extra scolastici. Allora, parto io. Sicuramente, come dicevo prima, le lingue. Mi piacciono molto le lingue. Mi sono sempre piaciute. Ho finito la ragioneria, appunto, e sono stata 6 mesi a Londra a studiare l'inglese. Poi sono stata qualche mese anche in Germania per imparare il tedesco. E poi negli ultimi anni, in realtà non è stata un amore, non è un amore da sempre, ma negli ultimi anni ho coltivato questo amore per la montagna, per molti colleghi mi vedono, anche se quest'anno purtroppo un po' meno, uscire a mezzogiorno di corsa. E usiamo con altri colleghi, usiamo la pausa pranzo proprio per andare a farci una corsetta in compagnia. E mi piace tantissimo andare in montagna e coltivo questa passione con mie figlie, che ancora non sanno di averla, ma scommetto che funzionerà come a me. Quindi da piccola ti portano tanto in montagna e tu pensi che non ti piaccia, poi a un certo punto ti rendi conto che effettivamente quell'amore che hanno i tuoi genitori per la montagna te l'hanno passato. E faccio un po' di corsa sui sentieri, mi piace, non sono proprio a livello non agonismo, ma assolutamente proprio base, però mi diverto un sacco. E poi provo anche con lo scialpinismo, qui si vede la foto di una gita che abbiamo fatto in Piemonte con la SAT di Mattarello a cui appartengo, e mi piace sempre andare in su. Ad andare in giù dicono tutti ogni santo aiuta, non è vero niente, perché io a scendere cerco sempre un impianto sciistico, ma dove si va non si va, non ci sono, e quindi mi godo sempre molto la salita. Discesa, insomma, dico, non è mai troppo tardi per imparare, ho ancora tempo, diciamo, dai. Hai tempo e soprattutto hai un amore sfrenato per l'inglese, è vero? Sì, mi piace molto l'inglese, mi piace molto il tedesco, sì, mi piacciono molto queste due lingue, sì. Grazie Silvia. Tu invece, Chiara? Allora, io ho due grandi passioni. Una che coltivo da quando avevo 6 anni, quando per la prima volta a Cuccioli alla Ribalta ho preso in mano il mio primo microfono, era un'esibizione canora e da allora non l'ho più lasciato. Infatti mamma mia che lapsus, da 12 anni, era il 2009, ok? Dirigo un gruppo vocale. Vocale, facciamo musica anni 40 e 50, con orgoglio dirigo questo coro. E negli ultimi anni si è, diciamo, bussato alla mia porta una nuova passione che mi sta prendendo tantissimo, che è appunto quello della cucina. Infatti sorridevo perché quando Silvia prima diceva io in pausa pranzo vado a correre, io non ci crederete, ma in pausa pranzo scappo a fare la spesa e sperimento semifreddi, supplè. A parte gli spezzli che sono un disastro, in realtà invece io nella pausa pranzo oppure alle 7 di mattina cucino. Domenica ero alle 7 di mattina a farmi due tipi di pasta diversa e insomma, perché la cucina? Perché la cucina è condivisione, signori. Noi italiani siamo fatti di... Ecco, Silvia non la pensa tanto. Il mondo è bello perché è vario, però cucinare è condivisione, le tavolate con gli amici. Infatti io ho fatto il blog per poi... Ecco, questo che stiamo vedendo è il tuo blog. Dici è il mio blog, sì. Raccontacelo. Sì, allora è un blog che è online da ottobre 2020, dall'anno scorso.
Ho proprio voluto creare questo blog soprattutto per condividere con la massima, lo dico, la massima umiltà, perché io appunto sono ragioniera sociologa, per cui con la cucina non c'entro nulla, però mi piace, io penso che la passione faccia veramente anche fare tante cose. Mi piace, ecco, questa probabilmente la vergine dove ci dicevamo prima, no? Mi piace tantissimo dare attenzione all'impiattamento, ai colori, alle forme, dare quel qualcosina in più. Infatti una cosa che un po' mi spiace è che ogni tanto mi dicono: ma Chiara, fai cose complicatissime, e io non so più come dire, come scrivere, come chattare, dire, non sono cose difficili, sono cose semplicissime, però con quell'attenzione all'impiattamento, insomma, che forse possono fare la differenza e possono essere un pochino più accattivanti rispetto a, che so, no, un omelette, il fagottino che ho fatto per San Valentino, quella Silvia è un semplice omelette, solo che prendi il porro, esatto, lo riempi, i bimbi la sanno fare, ciccia, prendi il porro, gli fai il fagottino e è tutt'altra cosa che l'omelette buttato nel piatto con sopra la marmellata. Questo fa la differenza, secondo me, l'attenzione. Ecco, questo weekend ho postato la mia 150esima ricetta, sono orgogliosa, però ho anche detto: signori, adesso Sinfonia di Gusti va un po' a riposo, perché luglio-agosto ho bisogno di prendere l'esempio dalla mia collega Silvia e andare a camminare, a leggere, riposarmi, perché insomma mantenere un blog di cucina, restare in linea, non è molto facile. Sono accorta nell'ultimo anno, per cui adesso Sinfonia di Gusti va un pochino a riposo, io invece inizio l'attività fisica prima che il caldo mi cuocia, perché mi sembro un pollo arrosto in questo momento, una delle mie quaglie che ho fatto in una ricetta, per cui ecco, 150 ricette con orgoglio, adesso un pochino vado a riposare e a settembre riprendo con energia, entusiasmo e speriamo anche con momenti di condivisione permettendo per aprire le porte di casa mia, così mi sono fatta la pubblicità. Esatto, ma tranquilla che anche se andrai in vacanza, tanto noi che abbiamo appena magari scoperto il blog abbiamo 150 ricette da farci, penso che 150 giorni possano più che bastare. Tornando invece alla vostra professione, è più difficile comunicare con docenti, genitori o con gli studenti? Ma io non credo che sia più difficile comunicare con una sezione o l'altra, diciamo. E, a me piace molto comunicare con i ragazzi, sono sincera, quindi se mi fanno scegliere io preferisco comunicare con i ragazzi, che magari non ti ascoltano o magari fanno finta di non ascoltarti, che magari sembra che li stai proprio prendendo gli unici due minuti che avevano in quel momento lì, però penso che alla fine ti possano dare grandi soddisfazioni, e anche ragazzi. Che magari sembra sono sempre quelli che vengono richiamati, eccetera, io vedo che se gli dai fiducia ti ascoltano, quindi io preferisco parlare con i ragazzi. Ecco, dopo questa mia risposta penso che gli ascoltatori capiranno perché Jenny ha deciso di fare l'intervista a me e a Silvia, perché Silvia non cucina, io cucino, Silvia corre, io non corro, Silvia predilige gli studenti, io prediligo i docenti invece, è una compensazione il nostro artigianelli. No, mi piace molto il confronto con gli adulti, senza nulla togliere agli studenti, con gli studenti sono un pochino più, forse irrequieta, ma forse anche per, non lo so, non so se è una giustificazione, il tipo di lavoro, magari ogni tanto ho bisogno di concentrazione, e l'essere sempre, specialmente quando ero al front office, essere sempre interrotta, che è un interrotto che ci sta, a me è un pochino, insomma, delle volte facevo fatica magari essere quella cortesia che dovrebbe comunque esserci sempre, a volte, quasi mi vergogno a dirlo, un po' scappava, ma non per cattiveria, proprio per il tipo di lavoro che facevo, per cui ecco, se posso scegliere, forse è il motivo per cui i miei coordinatori mi hanno spostato dietro, perché non sbranassi gli studenti, prediligo, diciamo, il mondo adulto, mi piace di più, mi trovo più a mio agio, diciamo. Perfetto, sì sì, voi due vi compensate proprio. Se una cosa non piace a una, piace all'altra e viceversa. Durante questi anni che cambiamenti avete visto?
Beh, allora, premetto, inizio dicendo che io sono l'ultima arrivata in tutto il team segreteria e amministrazione, sono la più giovane, purtroppo non di età, ma a livello lavorativo sono qui da 8 anni. Certo che in 8 anni cambiamenti ce ne sono stati tantissimi. Per quanto riguarda l'amministrazione, proprio io ricordo benissimo il primo giorno che sono arrivata, venivo a fare il colloquio, e mi era stato spiegato dove dovevo andare, ma come fanno spesso le donne, ascoltano il primo pezzo, quindi io sono entrata in Piazza Fiera, ma poi non ricordavo più, una volta che ero nel piazzale, da che parte mi avevano detto di girare. Quindi ho chiesto a dei ragazzi, degli studenti che erano qui, e ho detto io avrei un colloquio in amministrazione, e mi hanno mandato di sopra in segreteria. Sono scesa, ho detto no, guardate che quella mi serve proprio l'amministrazione. E questi ragazzi mi hanno guardato e mi hanno detto no, ma qui l'amministrazione non c'è, cioè c'è solo la segreteria. Effettivamente eravamo in un posto, anche in un ufficio grande, non tanto con tanta luce, però accogliente, però era proprio in un posto in cui non ci passavi neanche per sbaglio. E poi ci hanno spostato, penso 2 o 3 anni fa, ci hanno spostato in un ufficio di fronte alla segreteria, e io lì ho cominciato, mi è piaciuto molto, perché a me piace vedere gente in giro, un po' di caos, e adesso siamo in degli uffici che secondo me sono bellissimi, e il luogo di lavoro aiuta anche ad andare volentieri al lavoro, perché se vai in un ufficio molto bello, di design, eccetera, aiuta anche allo spirito, sicuramente. E quindi adesso siamo insieme, amministrazione, segreteria, coordinatori, siamo vicini alla front office. Una volta ricordo che per andare al front office da Silvia e Alessandra bisognava attraversare un piazzale, è vero, non è grande, però pioveva e allora non ci andavi. Faceva caldo e morivi perché arrivavi dall'altra parte. Adesso siamo tutti insieme, oltre al fatto che appunto si ha la possibilità, come dicevo prima, di mettere un po' il naso nelle cose altrui. Poi la Chiara lo sa, a me piace molto ascoltare anche i fatti che non sono, che non sono di mia pertinenza, ma a volte aiuta, perché ma io ho sentito questa cosa che Chiara lo diceva, sì, e quindi è un po' una condivisione che aiuta anche nel lavoro. Sì, sicuramente per chi conosce la realtà degli artigianelli, o magari anche mamme che tornano dopo tanti anni per ritirare documenti o perché hanno figli, la struttura, diciamo la scatola con dentro tutti i vari spazi è cambiata tantissimo. Dal 2006 ad oggi i cambiamenti sono stati veramente, veramente notevoli, non solo per quanto riguarda, come ha spiegato giustamente Silvia, segreteria, amministrazione, direzione, ma anche tantissimi laboratori, l'aula futura che si è alzata di un piano, quella che una volta era l'aula magna Ludovico Pavoni, che adesso si chiama C-Lab, la spazio ricreativo, cioè gli spazi fisici hanno l'entrata, ancora tantissime persone. È pazzesco, sorrido perché il cervello fa fare cose pazzesche. Allora, grande cartello con su scritto ingresso, eppure un sacco di genitori che venivano quando c'erano i figli, entravano, quest'anno un po' meno, ma gli anni scorsi entravano dalla parte vecchia e noi dicevamo, ma avete visto che c'è il nuovo ingresso? Sì, ho visto ingresso, ma pensavo che fosse per l'ingresso, e per cui la gente invece saliva ancora, per cui ogni tanto vedi gente smarrita perché siamo cambiati tanto. E sono cambiate anche tante persone, magari tanti colleghi no, però tante persone, collaboratori esterni, professionisti, che non li chiamiamo esterni, professionisti, insomma, negli ultimi 13 anni forse segna un po' meno, però ne sono passati tanti. Nel senso, l'artigianelli è fatto non solo di luoghi, ma anche di tante persone che insomma che fanno un pezzettino del loro cammino da noi e lasciano un ricordo, lasciano un sorriso, una professione. Ne sono passati tanti. Grazie. Intanto salutiamo anche Giancarlo Rigotti, che conferma che Super Chiara, oltre ad essere brava a questo lavoro, è bravissima in cucina.
Mentre conferma che è super Silvia, oltre che brava col suo lavoro, è bravissima a tenersi in forma con la corsa. È arrivata invece una domanda da Sara che ci chiede: qual è la parte più difficile di questo vostro lavoro? La parte più difficile, non saprei, non penso che ci sia una parte difficile. Ci sono, come dicevo prima, appunto, cose nuove mi piacciono, mi danno quello stimolo giusto per andare avanti, quindi anche cose che non conosco mi piace farle. E, a volte forse la cosa più difficile qua, però non ditelo ai miei colleghi, è tenere in ordine il mio cassetto. Ti ci vuole una Chiara Stefani che te lo metta. Sì, infatti penso che la contatterò nei prossimi giorni. Anch'io condivido con Silvia, non noto difficoltà, nel senso che forse anche gli anni maturati aiutano sicuramente a organizzarsi col lavoro. Dico una banalità, io mi faccio le paghe, generalmente mi davo una scadenza per farle quando mi veniva richiesto dal nostro studio. Mi è capitato non una, ma alcune volte di essere a casa con la febbre. E insomma, se le paghe in quel periodo le paghe le facevo io, insomma, e se non le facevo, cosa succedeva? Niente paghe, per cui c'era il rischio che poi mi trovassi con le gomme della macchina bucate. E allora che cosa ho fatto? Adesso, anziché arrivare agli ultimi giorni, ho cambiato procedura, per cui entro i primi giorni del mese faccio il lavoro in modo che so che non arrivo a ridosso. Per quello che dico, gli anni aiutano poi a sviluppare delle procedure per gestire un pochino meglio tutte le tempistiche. Ecco, forse io dovrei lavorare un po' meglio su delle grandi mappe che devo farmi con tutte le scadenze. Questo faccio sì, un mio obiettivo personale per il settembre 2021, trovare un gran bel calendario dove ho su delle scadenze che ogni tanto dico: cavolo, ma questa cosa l'avrò fatta? Allora vai a cercare mille mail, mille conferme. Poi le ho sempre fatte, però passi quei 2-3 secondi a dire: ho perso quel treno. Invece no, per cui lo ammetto, ormai sono in diretta, questo è un aspetto su cui voglio migliorare il prossimo anno, tra 2 mesi. Va benissimo, siete fin troppo brave, questo lo posso confermare anch'io. Allora, che dirvi, siete le ultime ospiti di questa stagione, io vi ringrazio. Prima di passare alle conclusioni, Chiara, te la senti di fare un pezzettino di un tuo cavallo di battaglia di questo momento, di un tuo pezzo forte? Sì, che se la senti. Vai, io mi metto, Chiara. No, guarda, faccio il mio cavallo di battaglia, che lo canto anche nello spettacolo, che si chiama Cabaret. Visto che la vita è un cabaret, come cantava Liza Minnelli, allora così ci lasciamo con questo augurio di avere anche un pochino di cabaret nella nostra vita, con il sorriso, di prenderla un pochino alla leggera. Aiuto, vado così, di brutto. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret of jam. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your heart out. Celebrate it. Win this way your troubles waiting. No use permitting. So prove me of doom. To wipe every smile away. Life is a cabaret of jam. Life is a cabaret. Complimenti. Scriviamo ad X Factor, Chiara. E per fortuna che non è che era improvvisata, perché se si fosse preparata. Dai. Bravissimo. No, abbiamo concluso col botto. Ok, ragazzi, allora io vi ringrazio. Grazie a voi dell'invito. Grazie a voi dell'opportunità. E ci vediamo su questi corridoi. Ciao Chiara, ciao Silvia. Ciao a tutti, buona estate.
Eccoci, allora ringraziamo le nostre super ospiti di oggi, avete visto quanti talenti. Oggi anche l'ultima intervista sono stati 13 appuntamenti dove abbiamo conosciuto chi collabora e vive l'ecosistema Artigianelli. In realtà ne abbiamo visti solo una piccola parte cercando di comprendere le varie aree tematiche, ma ce ne saranno molti altri che lavorano con noi e che ce ne sono molti altri che lavorano con noi e che vogliamo salutare tutti. E ringraziamo ovviamente anche l'ufficio comunicazione, il nostro Nicola, Lara e Omar, che ci aiutano sempre dietro le quinte nel pubblicare i post, la gestione dei social. Grazie a tutti e grazie anche a voi per averci seguito.